Castelbuono è la capitale della manna. La manna è un prodotto biblico, un prodotto eccezionale. Si dice la manna quando c'è qualcosa di ricco, di importante. Infatti, nella Bibbia è citata la manna come qualcosa di provvidenziale, indispensabile per il popolo ebraico che si trovava in Egitto, mentre la nostra manna viene dalla terra, quella veniva dal cielo, e mentre questa viene proprio dalla terra da un tronco così di frassino, così insignificante, però da origine mediante delle incisioni nel mese di luglio e agosto alla fuoriuscita di questa linfa, la linfa che viene elaborata dall'albero, dalle foglie, e nella fase scendente viene tagliata con un coltello nel tronco, e da questa fessura fuoriesce questo liquido che col calore del sole diventa bianca e dolce. Naturalmente noi ragazzine abbiamo avuto l'esperienza di vedere per la prima volta in campagna questo prodotto, l'abbiamo assaggiata, ne abbiamo fatto una bella sbafata perché era dolce. Un prodotto agroalimentare la manna, no? E quindi, essendo dolce, ne abbiamo fatto una bella sbafata e tutti ne abbiamo avuto le conseguenze, perché la manna in eccesso diventa lassativa. Ma in realtà la manna non è un lassativo, è un regolatore intestinale, quindi presa in dosi esatte è un cicatrizzante interno per chi ha delle piccole perdite, è un rimedio per chi soffre di emorroidi, questa è una cosa eccezionale, in 48 ore finisce il problema, proprio con due sedute finisce il problema, per sempre. Un prodotto quasi magico che si può mangiare, però si può usare naturalmente anche nell'estetica. Sì, anche nell'estetica, specialmente nella cosmetica. Noi abbiamo trasferito questi poteri della manna per il corpo interno e al corpo esterno, perché se fa bene all'interno deve fare bene anche all'esterno. Allora abbiamo avuto l'occasione di avere una ditta che faceva una cosmetica al latte d'asina, e noi abbiamo tolto il latte d'asina e abbiamo aggiunto la manna, avendo dei risultati veramente eccezionali. Parliamo di questi prodotti che sono quasi magici in un certo senso. Qua abbiamo una compionatura dai saponi alle creme, no? Abbiamo 14 prodotti. Cominciamo con i saponi, una saponetta artigianale alla manna che è priva di effetti collaterali, perché sappiamo che molte saponette hanno l'aggiunta di STS, SLS, che sarebbe degli schiumogeni, che poi indeboliscono la pelle, la irritano, la fanno asciugare troppo e quindi tolgono quel pH che la pelle ha di bisogno. Mentre la nostra saponetta tipo artigianale è priva di questi schiumogeni e quindi ha un effetto molto ma molto positivo sulla pelle. Qualche altro prodotto, ecco, mi segua un pochettino, lo illustriamo al popolo, diciamo, dei nostri telespettatori su internet, che è la più grande televisione del mondo. Un altro prodotto molto ma molto efficace è questo di qua, che sarebbe un detergente intimo alla manna, che sembra una cosa banale, però ha degli effetti veramente fantastici, perché il pH che noi abbiamo in questo prodotto ripristina, a parte il fatto che non ci sono schiumogeni, ripristina il pH che quelle parti intime hanno di bisogno per avere, per combattere la flora batterica esterna. Qui vedo il tonico che mi sembra anche molto tonico, interessante. Anche il tonico, dopo un per togliere il trucco, per esempio, per pulire la pelle, è qualcosa di fantastico. Io per esempio sono innamorato dell'emulsione corpo, che è veramente qualcosa di eccezionale. Una volta finito una doccia o un bagno, quando sei proprio mezzo asciutto e mezzo bagnato, ti passi questo prodotto e veramente ti rigenera la pelle. Quindi body lotion. Abbiamo una crema per le mani, un defaticante per le gambe, perché aiuta la microcircolazione delle gambe, e anche uno per i piedi, perché toglie tutti i duroni che ci sono nei piedi, specialmente nei talloni, nella parte invernale. Abbiamo anche uno schiarente che è molto indicato per persone che hanno il viso bruciato, macchiato dal sole, dai raggi ultravioletti, che purtroppo lasciano i segni nella pelle. Abbiamo una crema che si chiama proprio crema schiarente, che serve proprio per il viso, per debellare tutte queste macchioline marrone che abbiamo
alla fine dell'estate. Allora adesso chiamiamo Rosalia, la nostra amica siciliana qui di Castelbuono, che è venuta a questa bellissima rassegna con il suo bicchiere di vino. Magari le mettiamo un po' di crema sulle mani, sul viso, no? Giuseppe? Un po' quantomeno una crema. Vieni Rosalia, vieni un attimo qui. Come ti trovi innanzitutto a questa rassegna? Molto interessante. Guarda che il nostro pubblico là. Molto interessante, ho assaggiato già dell'ottimo vino. Insomma, si sta bene qui a Castelbuono. Ecco, allora tu farai un pochettino da modella, da amica, da cavia in un certo senso, nel senso buono, e quindi Giuseppe ti spalmerà questo liquido miracoloso in un certo senso, perché la manna... Allora, questa è una crema per le mani. Ha 5.000 anni di storia la manna, no? Sì, di più magari. Anche di più. Guardi, questa crema per le mani ha dei poteri particolari. Innanzitutto non ci sono conservanti. Quindi parabeni non esistono in tutta la cosmetica conoscente, Aliset conoscente. E questo è già un vantaggio, perché i parabeni sono dei conservanti che purtroppo entrano nella pelle e fanno solo danno che bene. Addirittura nelle parti tumorali che hanno tolto dai pazienti che hanno avuto interventi, hanno trovato in tutte le particelle parabeni. Perché sono delle particelle che rimangono nel corpo. Noi, siccome abbiamo una cosmetica naturale, non abbiamo questi parabeni, perché è naturale. Quindi, a scanto di equivoci, voglio precisare questo discorso. E questa crema ha un effetto nelle mani molto... non unge, perché non ci sono grassi che usano tante volte la cosmetica, ha una profumazione molto delicata, ti durerà per tutta la serata, e avrai delle mani morbide, perché non unge e si asciuga subito, perché viene assorbito dalla pelle. Dopo 10 minuti non sentirai più niente, ma sentirai semplicemente una cosa, cioè dire la pelle morbida. Grazie. Rosalia ha delle mani bellissime, però ha anche un viso molto attraente, quindi cosa le mettiamo in viso? Mettere semplicemente una crema nutriente, perché tu c'hai un bel viso tranquillo, però non devi aspettare che arrivino le rughe. Devi prevenire, quindi con una crema nutriente riesci a mantenerti fresca e bella come sei.